Per commedia mi è piaciuta moltissimo la Milano. Devo dire che faccio fatica a individuarne una perché mi è piaciuto molto più che altro l'approccio sulla molteplicità dei punti di vista. E mi è piaciuto molto perché sono cose che mi interessano molto, la parte l'accento sulla partecipazione, sui processi partecipativi legati appunto a territorio e turismo, responsabile. Mi ha colpito molto con Auletta, mi ha incuriosito e sicuramente andrò anche a cercare delle cose su questo, quindi come viaggio. Il mio viaggio preferito è stato Olanda, Guatemala, Australia. Beh, diciamo Olanda, anche se un altro viaggio è stato bellissimo, quello a Monaco, il primo che sono uscito fuori dall'Italia, quindi è stato Monaco, è stato 2 settimane, un modo diverso di vivere. Ma molti anni fa, molti, dai, nel 2004, perché vabbè, ero andata là in realtà per uno stage con una ONG, per cui ho vissuto ovviamente nei villaggi dove lavoravano. Con il mio attuale marito, ma allora era mio moroso, primo viaggio insieme, solo biglietto aereo, andata e ritorno, zaino in spalla e Lonely Planet in mano. Ed è stata una possibilità di calarmi realmente, insomma, nella vita di quella comunità da vari punti di vista, capendo molto la difficoltà del non cadere nel tranello, del voler essere a tutti i costi anch'io uguale, faccio anch'io parte di questa comunità, quindi questa difficile negoziazione tra la mia radice, la mia identità e quello che andavo a scoprire. Avevamo delle mete ideali da fare, ma siamo andati liberi dove ci interessava andare, abbiamo soprattutto dato molto più tempo a stare con le persone piuttosto che a raggiungere tappe. Allora, diciamo che ero abbastanza giovane per capire queste cose, però posso dire una cosa che mi è rimasta ben in mente, ed era questa: si faceva la raccolta differenziata e si faceva l'istituzione del modo a rendere queste cose già allora, e stiamo parlando del 99, quindi più di 10 anni fa, e questa cosa mi è rimasta impressa e in Italia l'ho sempre riportato, l'ho sempre detto. Assolutamente sì, il mio ideale di viaggio, sì. Cioè economicamente è stato vantaggiosissimo perché abbiamo preso camper per attraversare il deserto a $1 al giorno, abbiamo fatto autostop in barca, vela, sulle Whitsunday, insomma abbiamo fatto un po' di tutto. Sì, direi parecchio da vari punti di vista, sia per i mezzi che usavo nello spostarmi, sia nel mio modo di stare dentro questa comunità, nelle relazioni che ho vissuto, appunto anche il discorso dell'impatto sociale che qui stamattina veniva richiamato, credo che da questo punto di vista sia stato presente. E Itaca? Che domandone, di sera non mi puoi fare questa domanda. Il mio ideale sarebbe andare a vivere in Australia, però per i modelli di vita che ci sono là, però faccio fatica a staccarmi dalle persone alle quali sono legata. Sono ancora alla ricerca, la mia Itaca può essere una risposta. La mia Itaca? Beh, forse Lauria per me, dai, diciamo che Lauria è il mio paese. Poi ho scoperto che questa qui è una rassegna che sta concorrendo più giorni. Ieri sera mi sono trovato anche alla Montagnola a seguire l'altro concerto. È stato veramente bello, credo che sicuramente ritornerò e continuerò ad ascoltarvi e a seguirvi soprattutto.